Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Si prevede che 250.000 di posti di lavoro britannici andranno persi quest'estate a causa della fine del programma di congedo, poiché le aziende iniziano a pagare il conto per i salari dei lavoratori messi da parte. Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, dovrebbe completare il processo di una nuova assegnazione di diritti speciali di prelievo, DSP, entro la fine di agosto. Un gruppo militante della regione del Delta, produttrice di petrolio in Nigeria, ha minacciato di riprendere gli attacchi a causa della crescente insicurezza e dei disaccordi sulla quota di ricchezza che le comunità dovrebbero ottenere. L'ultima sessione ha visto il won sudcoreano salire dello 0,3% contro il dollaro americano. L'indicatore Williams indica un'opportunità di buying. La coppia Bitcoin dollaro americano è salita alle stelle dell'1,3% nell'ultima sessione. L'oscillatore Ultimate indica un'opportunità di selling. L'ultima sessione ha visto l'oro guadagnare lo 0,3% contro il dollaro americano. Lo stocastico RSI sta dando un segnale buy. La coppia petrolio grigio dollaro americano ha guadagnato lo 0,9% nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale buy, che coincide con la nostra analisi tecnica generale. Il Dallas Fed Manufacturing Business Index degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 14.30, la Tremont Bill Auction degli Stati Uniti alle 15.30, la vendita al dettaglio dell'Irlanda alle 10. L'indice del prezzo di importazione della Germania sarà rilasciato alle 6, il rapporto lavoro candidati del Giappone alle 23.30, il tasso di disoccupazione del Giappone alle 23.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.